è arrivato il momento di scolpire il manico. E quindi eccoci qui. Poi un po' di carta vetrata. Ecco qui, il manico è finito. È arrivato il momento di fare la filettatura. Quindi intanto facciamo una prima svasatura per il binding e poi facciamo la frisatura all'interno per i filetti che poi sarebbero questi. Eccoli qua. Andiamo. Ecco, chiaramente a causa della geometria, qui la fresa non ce la fa perché è un piano inclinato e come dire, non segue il profilo, quindi questo andrà fatto a mano. Per il resto però mi pare venuto bene. Quindi facciamo i segni con il graffietto, questo qui. Lavoro faticoso, ecco, finita la lavorazione a mano, adesso ho fatto anche questo incavo da questa parte e da questa per poter inserire il binding e adesso devo fare la fresatura per i bordini. Ok, tutto è pronto per l'incollaggio, cerchiamo di fare presto. Tempo di togliere tutte queste cose qui e vedere com'è venuto il lavoro. Allora, il problema di questo binding è che non può essere intero, perché qui curva rapidamente e già questo è un problema. Ma poi c'è anche un problema proprio di geometria, per cui alla fine bisogna farne quattro pezzi. 1, 2, 3 e 4.
E quindi per unire questi due pezzi ci si mette un intarsio, un bel intarsio in abalone per esempio, eccolo qua. Però per farlo bisogna prima scavare. E quindi eccomi qua con un cutter che taglio in qualche modo la porzione di legno dentro la quale va messo il pezzettino di abalone. Vediamo se ce l'abbiamo fatta. Vediamo un po' se ci passa. No, è ancora piccolino, quindi devo allargare un po'. Adesso dovrebbe andare bene. Infatti. Va bene, adesso incolliamo i tre diamantini, i tre pezzettini. Ecco qua, il primo intarsietto, il secondo e il terzo. Eccolo qui. Praticamente siamo molto vicini alla conclusione, alla verniciatura. Adesso ho fatto il capotasto. Adesso glielo incollo, dopodiché niente, bisogna incollare il manico alla cassa e poi si vernicia. Ah, tra le tante cose ho anche fatto il ponticello, eccolo qua, un palissandro, beh, ormai ci siamo. Ecco, passo una spugnetta imbevuta di appena appena di acqua per ravvivare il poro. Così poi quando liscio il legno viene ancora più levigato e se voglio passare anche un po' di anilina non mi si ravviva il poro e quindi diventa tutto ruvido. Ecco fatto. Ecco, fatto anche il logo e anche sul retro ho messo il logo con la data, diciamo. A questo punto levighiamo, diamo un po' di mordente e poi è pronta per la verniciatura. Questo mordente tipo mogano, diciamo, è abbastanza leggero perché l'ho abbastanza diluito. Questo è uno. E adesso facciamo la cassa. Chiaramente non voglio fare il piano armonico, ma faccio tutto il resto. Benissimo, a questo punto lasciamo asciugare ed è fatta. Ci siamo, operazione incollaggio del manico. Allora la colla è pronta, diamo una bella spennellata a tutta la superficie qui, per benino. Spennelliamo anche la tastiera e spennelliamo anche il fondo così si incolla. Bene, andiamo. Bene, togliamo i morsetti e vediamo com'è venuto il lavoro. Eccolo qua.
Adesso dobbiamo rifilare questa parte, chiaramente, ma direi proprio bene, carino. E adesso possiamo lanciare. La pistola è carica, quindi andiamo. Dunque, è stato messo tutto il bordino per coprire appunto i filetti e anche sì, i filetti e i binding, diciamo, di modo che adesso do un po' di colore per ravvivare un po' lo strumento. Il nastro è per coprire dappertutto, dove poi andrà probabilmente a posizionarsi anche la vernice, quindi certe cose le voglio verniciare, altre no. Eccolo qua. Bene, adesso passiamo a dargli un po' di tinta. Bene, è stata data la prima passata di rosso, come vedete. E adesso diamo un colore abbastanza più scuro, un marrone scuro. Allora, cominciamo. Ecco, direi che così va bene. E lo darei per buono. Qui sopra lo lascio così perché lo preferisco tinta rosso. Adesso quello che serve è togliere la mascheratura, quindi i vari filetti. Beh, cominciamo per esempio con questo della tastiera. Eccoci qua. Questo è uno. Poi facciamo il filetto questo qui. Bene. E adesso l'ultimo, questo qui. Ecco, adesso possiamo verniciare. Mi sembra che sia venuto molto bene. Diamo pure un bel po' di nitro e finiamo il lavoro. Ok, verniciatura completata, è venuto fuori abbastanza bene, direi, bello lucido. E ho montato già le meccaniche, l'attaccacorde qui. E adesso niente, monto le corde, vediamo come funziona. Bisognerà fare chiaramente i tagli per il capotasto e segnare anche un po' anche il ponticello, che l'ho già fatto. Eccolo qua, a posto. Vabbè.
Cosa vuol dire? Sono andati anni insieme, eh? Sì.